finali mondiali Ferrari, autodromo di Vedenzo Ferrari, qui ad Imola. Siamo appena arrivati, sentite musica per le mie orecchie, l'adrenalina che già percorre la mia schiena, sento i brividi. Oggi passeremo in rassegna tutte le auto che hanno fatto la storia di Casa Maranello e poi Ferrari Challenge, insomma una sfida all'ultimo sangue per la finale di Ferrari Mondiali. Verranno assegnati i titoli di campione del mondo, del trofeo Pirelli e della Coppa Shell in una sfida in cui i piloti dei campionati Nord America ed Europa si daranno battaglia l'uno contro l'altro. Il monumento dedicato al fondatore della casa Ferrari e alla Ferrari stessa, un'opera realizzata dall'artista francese Fernandez Armand. La competizione si suddivide in varie serie rappresentative dei quattro continenti: Europa, America, Giappone, UK. E le varie serie sono suddivise in quattro categorie sulla base del livello di competitività dei piloti. Abbiamo il trofeo Pirelli AM, Coppa Shell AM. Non solo competizione, ma anche sano e puro divertimento, a partire da Formula 1 clienti con le monoposto che hanno scritto la storia della scuderia Ferrari, Club Competizioni GT con i suoi gioielli e i bolidi del programma XX. Forza Ferrari! From Mexico! From Mexico, voilà, and living in Dubai, Altair Motor. Grazie. Grazie a te. Forza Ferrari sempre! Grande! La 499P modificata rispetto alla race, ora la vediamo aperta perché ore prima di andare in pista vengono preparate per la competizione. Sono parte delle vetture dei clienti privati Ferrari, dei veri private client. Questa modifica di questa vettura l'ha portata a 870 cavalli, a 4 ruote motrici, è veramente un bolide da competizione. Andiamo a vedere i piloti. Complimenti. The winner. Congratulazioni. Grazie mille. Grande. Com'è andata? Raccontaci un po' le emozioni del circuito di Imola. Diciamo che la gara è stata molto bene. Sono partito settimo, ho avuto qualche problemino all'inizio a superare, diciamo, si difendevano bene. Dopo ho preso il mio passo e sono riuscito a scalare fino al secondo posto. Complimenti, è un'emozione grandissima, sei giovanissimo, quanti anni hai? 21. Grande, allora in bocca al lupo. Crepi, speriamo bene domenica alle finali mondiali. Non vediamo l'ora di vederti. Grazie. Carico. Ciao.
dentro il paddock qui a casa Ferrari e poi ricominciamo il nostro tour di tutte le auto più belle della storia dell'automobilismo. Grande emozione, ragazzi, siamo all'interno del grid, alla linea di partenza per Ferrari, Ferrari clienti. Parte così, sono le 15 in punto, parte così la seconda giornata. Ciao. Ciao. Fai un saluto per il mio canale YouTube. In bocca al lupo, eh? Grazie mille. Di dove sei? Di Italia. Italia? Sì. Sembri straniera l'accento. Ah, ecco sì, perché sì, mi ha fregato. Ha una grande forza, eh? Sì. Sento dalle mani. Abbiamo le 296 e le 488. Si respira nell'aria proprio la tensione dei secondi prima del secondo. Veramente sfidante. Come si sono comportati i vostri? Chi stai seguendo? Che macchina stai preparando? Ah, seguiamo un po' tutte le macchine in base ai clienti che vogliono girare. Siamo un po' tutti distribuiti per i vari clienti. Ma dici qualcosa in più, quali sono le procedure prima dell'ingresso in pista? Perché vedo che ci sono le vetture, sono aperte, si fanno delle, io le definisco check sound, ma tecnicamente dimmi tu. Niente, per mandare in pista un F1 abbiamo bisogno di almeno 2 ore di lavoro, perché bisogna ovviamente scaldarle, sì. Bisogna fare un fire up, quindi mettiamo in moto le macchine, controlliamo che il funzionamento delle vetture sia ok e controlliamo i dati, dopodiché il cliente è pronto per andare in pista. Svelaci un po' qual è la velocità che raggiungono in pista queste Formula 1, più o meno? Ah, tieni presente che queste macchine sono delle macchine gara, quindi hanno le stesse potenzialità delle macchine gara, quindi fanno più di 300 km orari. Potenzialmente più di 300 km orari, quindi davvero da brivido, da brivido. Visto che c'è anche qualche donna. Sì, abbiamo anche delle clienti donna che... Che hanno veramente un cuor di leone. E quindi forza Ferrari. Sempre. Grazie.